questo video ti mostrerò perché la scala pentatonica è l'unica scala di cui hai davvero bisogno. Giuro. Ciao, sono Alessandro Giordani e in questo video ti mostrerò come improvvisare su un giro di accordi usando solo le scale pentatoniche. Esatto, al plurale, le scale. Non sto dicendo che tu non debba imparare altre scale all'infuori della pentatonica o gli arpeggi, ma voglio solo farti capire come, usando nel modo corretto la scala pentatonica, sia possibile portare l'improvvisazione ad un livello superiore e senza troppa fatica. Massima resa e minimo sforzo. Chi mi segue da tempo conosce il mio amore per la scala pentatonica. È infatti una scala che suona particolarmente bene sulla chitarra e dominarla è uno dei passaggi obbligati di chi vuole imparare veramente a suonare. Ma non mi limiterò ad utilizzare una sola scala, bensì ti insegnerò come mischiare varie scale pentatoniche per una sonorità più frizzante e moderna. Siamo in tonalità di Do maggiore e gli accordi sono Do, La minore, Re minore e Sol. Inizieremo l'improvvisazione con un approccio piuttosto semplice, suonando la pentatonica di Do maggiore, la pentatonica quindi della tonalità del brano, al quinto tasto sul primo box. Prendiamo come riferimento la tonica che troveremo all'ottavo tasto della sesta corda o della prima, ma anche al quinto tasto della terza corda. Il primo approccio, il più facile, visto che siamo su un giro in tonalità di Do maggiore, suoneremo tranquillamente la pentatonica di Do senza preoccuparci degli accordi. Fidiamoci quindi del nostro orecchio, proviamo ad improvvisare su e giù dallo schema cercando delle idee valide. Ci veda poi di passare ad uno schema diverso, visto che ne abbiamo 5 lungo tutto il manico. Come al solito, alla base dell'improvvisazione deve sempre esserci un'idea, mi raccomando. Come vedi, questo primo approccio si sviluppa in maniera orizzontale lungo la tastiera ed è anche semplice una volta che abbiamo memorizzati tutti e 5 gli schemi. Cosa succede invece se cercassimo un approccio verticale? Andremo ad enfatizzare le note degli accordi che stiamo suonando, ossia le note target, che ripeto sono le note più importanti, e te lo spiego subito. Ad ogni accordo del giro andremo ad associare la relativa scala pentatonica. Sul primo accordo di Do abbiamo già suonato la pentatonica di Do, prendiamo l'accordo di Do in questa posizione. Sul secondo accordo di La minore suoneremo la scala pentatonica di La minore. Ma è la stessa di Do maggiore. Esattamente, lo schema è uguale, ma visualizziamo ora la tonica La al quinto tasto della sesta e della prima corda, o anche al settimo tasto della quarta. È una nota fondamentale che ci servirà come nota target. Sul terzo accordo di Re minore suoneremo la pentatonica di Re minore, sempre in questa zona del manico, quindi sul quarto schema. E sul quarto accordo di Sol suoneremo la pentatonica di Sol maggiore al terzo schema. Ora, se non conosci tutti gli schemi, poco importa, puoi usare un solo schema che già conosci e spostarlo lungo la tastiera in base al nuovo accordo. Thank you.
Ma se mettiamo dentro questo cappello tutte le note di queste quattro pentatoniche, che cosa otteniamo? Te lo spiego dopo che hai cliccato mi piace e doppio mi piace! Iscriviti al canale e ripensando ai commenti sul video della scorsa puntata, vi dirò se l'acqua la bevo prima o dopo il caffè. Ma voi lo bevete amaro o zuccherato? Scrivetelo nei commenti. Quindi dopo aver messo tutte queste quattro pentatoniche nel cappello, che cosa otteniamo? Otteniamo la scala di Do maggiore di 7 note o anche la scala di La minore naturale, che è la stessa cosa, sono sempre le stesse 7 note. Potremmo usarla quindi? Certamente, ma suonando la scala pentatonica di ogni accordo come vi ho fatto vedere prima, andremo proprio ad enfatizzare le note dell'accordo. Ed il vantaggio è proprio la visualizzazione di queste note che vedrai proprio sotto le dita, perché saranno incluse sia nella forma dell'accordo che visivamente possiamo vedere come il Re minore in questo caso, sia nella scala pentatonica. Ma attenzione, vi dico una cosa importantissima. Non sempre tutte le note suonano bene. Non perché stonano, ma perché risultano a volte un po' forzate. In questo caso nulla ci vieta di continuare a suonare la pentatonica di Do maggiore o di La minore, chiamatela come volete, fidatevi però sempre del vostro orecchio. Ora, se questo approccio può sembrare all'inizio complicato, vi assicuro che assolutamente non lo è. Basta avere il giusto metodo e procedere con la dovuta calma. Ricordatevi sempre di rispettare i vostri ritmi. Ma la potenza di questo metodo è che potete applicarlo a qualsiasi stile, come ad esempio il rock o il blues. E a proposito di blues, se volete partecipare al mio workshop gratuito di 2 ore, cliccate il link qui sopra per riservare il vostro posto. Parleremo di improvvisazione blues e dei 3 trucchi usati dai più grandi chitarristi per creare degli assoli mai noiosi. E se invece decidete di lasciarvi sfuggire questa occasione, allora ragazzi, cliccate il video qui sopra, non ve ne pentirete. Ah, e l'acqua la bevo rigorosamente prima del caffè. Ciao ragazzi, buona musica!